Manfred Mölg, il passo dell'alpino cadenzato e continuo per il suo scivolare sulla neve e poi tenacia fino al podio mondiale. Manfred Mölg. Ben arrivato. Sì. Ciao Manfred. Beh, e qui la prima domanda te la deve fare Paolo, scusa. Allora riprendo laddove mi ero interrotto, mentre tu scendevi da questa scala piena di neve. Allora, l'altro anno, cioè l'inverno scorso, hai cambiato materiali e sei stato molto bravo, perché comunque cambiare materiali è sempre una cosa molto difficile, una cosa complessa, e parliamo di sci, scarponi e attacchi, e poi adesso sei tornato al vecchio amore, quindi hai fatto un anno con materiali diversi e adesso sei tornato a quelli di prima. Dobbiamo aspettarci la Coppa del Mondo? Battute a parte? Ma sì, speriamo, diciamo, è stata una stagione sicuramente non facile. L'anno scorso ho fatto 6 anni in Fischer molto belli, ho vinto la Coppa di Slalom l'anno prima e l'anno scorso comunque con la vittoria ho fatto una buona stagione. Quest'anno ho già sciato con i nuovi materiali, ho preso la decisione di cambiare sci, per quello mi sono trovato molto molto bene, come ti ho detto prima, vedremo. Manfred, quando pensi a Vancouver, che cosa ti viene in mente? Ma Vancouver, Whistler, l'ho già vista la pista, mi piace molto e vedremo, logicamente le Olimpiadi è il traguardo di un atleta, spero di far bene anche in Coppa del Mondo quest'anno, poi vedremo, vorrei arrivare lì sicuramente in una buona forma, un po' più di esperienza ce l'ho che a Torino, per quello a Torino sono arrivato un po' così e vedremo, spero di far bene, ho cambiato materiale anche per questo e ho voglia di vincere. Ti fanno più paura gli avversari o te stesso? Ma gli avversari non mi hanno mai fatto paura, li rispetto e per quello siamo amici, poi quando siamo in pista si sa benissimo che lì ognuno vuol vincere, vedremo. E spero di poter arrivare lì, come già detto, in una buona forma, è sempre difficile nello sci beccare come in tutti gli sport, credo, quel giorno che tutto sia perfetto, però si deve essere perfetti per vincere, credo che tanti qua l'hanno dimostrato e spero di poter fare come loro. Io posso dirgli solo una cosa. Vai e scia come sai, perché sia proprio grazie. Bene. Complimenti. Premio. E allora per il premio Fair Play chiamiamo sul palco un'altra icona dell'atletica leggera, Namibia, Frankie Fredericks, campionissimo dei 100 e dei 200, quindi anche tu sei contento, no, di essere premiato da lui. Per quanto... Grazie. Ciao Frank, ciao ciao. Per quanto riguarda invece il diploma di ambasciatore Fair Play, sul palco il dottor Sergio Bedessi, comandante della Polizia Municipale di Buonasera. Cortona. Dire che svegliamo una cosa di Fredericks, è anche un ottimo giocatore di golf, perché abbiamo fatto una gara in Danimarca tra sportivi di vari sport ed è bravo anche con la pallina. Io sono un appassionato di golf, mi ha fatto piacere rivederlo qua. Grazie. Grazie, in bocca al lupo Manfred. Buonasera, buonasera.